L'Ideal Club Incisa si mostra pronto ad affrontare la nuova stagione in prima categoria con l'obiettivo di guadagnare la promozione. I ragazzi, guidati da Mister Garozzo, sono pronti ad iniziare la loro avventura con i biancoazzurri. Ascoltiamo adesso le parole del direttore sportivo Pasquini, che ha costruito la sua nuova squadra. Il DS Pasquini dice lascia, invece lo ritroviamo qui. Ha fuso un cellulare per fare la campagna acquista, è vero? No, ho fuso il cellulare, sai, di osso ce ne sono tante a fare la società. Io ho il direttore sportivo, ma per modo di dire, perché poi mi adatto a fare un po' tutto. Allora la squadra non l'ha fatta, Pasquini? No, la squadra l'ho fatta anch'io insieme al mister Garozzo, i giocatori si sono scelti insieme di comune accordo e quindi mi prendo sempre la mia responsabilità per quello che riguarda poi come vanno le cose. Chiaro, quest'anno si riparte con molti giocatori nuovi, allenatore nuovo mister Garozzo, che penso non va danno specialmente, lo conoscano tutti, quindi sicuramente ne è una garanzia sotto questo punto di vista. Si era ingiovanito abbondantemente la squadra, però con dei giovani che hanno già avuto esperienze anche in prime squadre e società anche di categoria superiore, penso che sicuramente potranno far bene. Si riparte, vediamo. L'anno scorso pensavo veramente fosse l'anno buono, poi a 5-6 partite alla fine non lo so, non lo so nemmeno spiegare come possa essere successo, perché non si può vincere 15 partite una dietro l'altra e poi perdere 5-6, insomma evidentemente è successo qualcosa, però nel calcio tutto ci può stare, si riparte sempre con lo stesso obiettivo. Se vuol vedere di uscire da questa prima categoria, che non è facile perché è un campionato insidioso, un campionato sempre difficile, vediamo, si spera che quest'anno possa essere la volta buona, o vincendo il campionato, o con la Coppa, o con playoff, in qualche maniera il nostro obiettivo è quello di provare a vedere di tornare in promozione, poi che gli è difficile siamo tutti consapevoli. Garozzo è una garanzia. Io penso che Giorgio, l'ho detto prima, anche il Vardano lo conoscono tutti e tutti sanno quello che gli ha ottenuto lui. I campionati li sa vincere, eh? Appunto, quindi è importante anche questo, essere convinti è già una buona dose. Poi anche tecnicamente sicuramente è preparato perché gli ha fatto tanti anni da allenatore con tanti successi e i successi difficili vengono sempre tutti per caso. Sì. Girone fiorentino o girone aretino? Ma io penso che noi si farà il girone fiorentino sicuramente e ci sarà certo qualche squadra che avrà il nostro stesso obiettivo. Si parla di questo Fiesole Caldini che stanno facendo anche loro un'ottima squadra. Vediamo, poi tanto discorsi lascia il tempo che trovano, quello è sempre il campo che dà il risultato.